Rieccoci nuovamente in studio. Allora, andiamo a vedere cosa ci aspetta nel prossimo turno del campionato di Serie A dalla grafica, perché sono partite veramente interessanti e sarà Verona-Inter, sicuramente molto interessante, Napoli-Fiorentina, che ne parlavamo prima, anche Torino-Roma non è male, e poi c'è anche Milan-Sampdoria, anche questa è un'altra partita veramente molto importante per la Una squadra di Pippo Inzaghi. domanda, un appuntino, cioè Verona-Inter è interessante? Cioè, da Inter. quale punto di vista? Dopo. Spiegamelo. No, chiedo, Beh, domanda. l'Inter si deve riscattare, Max. No, ma dopo lo scoppiettante 3-3 di Verona-Cesena, ci auguriamo che, almeno in Un altro termini 3-3 di fa la Verona-Inter. spettacolo, Poi capito. l'Inter si deve Spettacolo riscattare. È una gara bellissima, Dopo anche ne se ha andiamo a lasciato un po' di parlare anche di amarezza ai questo, tifosi però mi pare che ci è scaligeri. arrivata subito una domanda, giusto Sì, Cristina? Milan, domenica contro la Samp, la gara varrà l'Europa. Menez è il vero asso nella manica di Pippo Inzaghi? Elio, lo chiedo a te. Sono... Vi prego, Ce l'hanno fatto i nostri ripeti telespettatori. un attimino la prima, solo la prima parte della domanda. Milan, domenica contro la Samp, la gara varrà l'Europa. Ah sì? Ma chi è questo fenomeno che scrive questa... Ragazzi, non scherziamo, non vale nulla per il Milan, vale solo un'eventuale vittoria, serve soltanto per... rianimare per dare un minimo di continuità Faccio questa scaramanzia da parte di Elio, questa perché squadra. No, Elio, no, ti faccio scaramanzia. rivedere la classifica, Elio, ti faccio rivedere la Ho capito, ma classifica stiamo a 2000, punti di Guardala. Non è distanza. proprio vero, Elio, Guardala. non è proprio vero. 41 e la Sampdoria sta a 48, ma dove Ma vai? se Napoli batte la Fiorentina va a 50, tu sei a 6 punti. Meno di 6 punti, perché la Sampdoria rimane a 48, sei a 4 punti dall'Europa Se il con Napoli batte 8 la Roma. gare. Insomma, Elio, è vero che le performance Poi delle ritorno, milanesi infatti, in queste altro stagioni sono state telespettatore dice altalenanti. una Per l'Inter non dice niente. Io non so, aspetta. Cioè, ragazzi, Perché ridi, io non scusa? sono abituato a mettere le mani in posti dove non si dovrebbero mettere normalmente. Non Quindi lo non sono, facciamo non so, no, no, stasera, io anche se le in mani presenza sono di qua, due non sono signorine. scaramanti. Però, ragazzi, veramente adesso dire che il Milan può, dopo due vittorie con Cagliari e con Palermo, può tornare a recitare una parte, cioè, mi sembra francamente un esagerato. Diciamo che speriamo di poter dare un minimo di continuità, lo dicevo anche prima, al nostro cammino da qui alla fine del campionato e poi alla fine vedremo se riusciremo ad agguantare quell'ultimo posto per l'Europa. E vabbè, abbiamo fatto il nostro. Intanto io, lo dico qua a papale papale, senza, basta andarlo a leggere, Sì. sul mio editoriale. Su Milano Rossonera ho detto: signore, attenzione, il primo step l'abbiamo raggiunto. Il primo step è quello della salvezza. Abbiamo scavallato i 40 Max punti forse non la pensa e così, nonostante non sia abbiamo milanista. scavallato i 40 punti e per l'anno prossimo resteremo ancora a giocare nell'Olimpo dei Non c'è una grandi. certezza. Se poi arriveremo a raggiungere anche il secondo step, cioè l'ultimo posto valido per l'Europa League, beh, probabilmente con questa squadra e con questo allenatore avremmo fatto più del nostro. Lorenzo, anche tu la pensi così Ma oppure... no, non così pessimista, però comunque il Milan quest'anno deve puntare su una campagna acquisti importante perché davvero è proprio Lorenzo, l'organico. bisogna vedere chi arriva, attenzione. Arriva Mr. B, Max. Mr. Bean, non lo so, sono trattative sempre molto difficili, anche perché, Ve ne do una, come ricordiamo... posso? Sì, prego, ci No, ve mancherebbe... ne do una. Mi è stato detto da Attendibile la fonti, fonte? cioè discretamente Dai, attendibili, lanciamo lo scoop allora. mi è stato detto che tutti i nomi che sono usciti fino a questo momento sono, Legati? no, sono proprio dei nomi buttati lì. La realtà è che ci sono altri nomi che probabilmente non saranno di quella parte del mondo, che invece sembrerebbero molto vicini, sembrerebbero. Sì, no, no, ma si è parlato sempre di rilancio in termini rossoneri legato a fondi arabi o di quelle zone del Sì. mondo. Ma l'interesse che c'è da parte anche degli americani Ecco, nei confronti del calcio in generale, del soccer, perché lo stanno rilanciando
in esatto. modo importante, ma nei confronti in generale del nostro calcio. Oggi in una testata giornalistica importante si parlava anche di un tentativo di rilancio da parte di Moratti, creando una sorta Moratti di... Moratti ha detto subito di no. Attraverso 20-30 mila soci sì. e sì. A fondi o americani o provenienti dalla zona comunque della Gran Bretagna o dell'America. Si diceva comunque... Quindi ci sta che possa esserci un interesse da parte, ma io non nascondo che l'interesse fondamentale nei confronti del Milan sia proprio arrivi dall'Oriente. Il fatto che il Milan voglia costruire lo stadio, in questo momento la Cina è molto attenta a questi aspetti, all'immobiliare in generale, e sono molto bravi e abili a costruire strutture importanti come potrebbe essere il nuovo stadio del Milan. È per questo che associo quella parte di mondo, come dice Elio, ai rossoneri piuttosto che gli americani o gli arabi. Certo, comunque prima dicevamo anche dell'Inter che comunque andrà ad affrontare il Verona, Max comunque... Cioè, speriamo in una gara spettacolare, speriamo che Mancini riveda un attimo quelli che sono i suoi piani tattici per affrontare il Verona che è una squadra che soprattutto fra le mura amiche è capace di mettere in difficoltà un po' tutti. Con Cesena è una delle squadre che sta meglio fisicamente in questo momento. Dopo 50 minuti il Verona vinceva 3-0, sì, Toni sì. sugli scudi. Quindi l'Inter dovrà stare molto attenta, soprattutto Mancini dovrà allestire una squadra competitiva, non come quella che è scesa in campo sicuramente contro il Parma, se no sì, poi però sono andati letteralmente in bambola, ha preso 3 gol in 10 minuti. Sì, ci sta, ma ripeto, il Cesena come la Lazio in questo momento sono due squadre che con differente classifica, certo. purtroppo per il Cesena, sono due fra le squadre più motivate che corrono di più. In questo momento, in questa fase della stagione, la corsa e l'aspetto fisico contano molto. Lorenza. Sì, appunto, a parte dovranno essere attenti ai contropiedi con Toni, appunto con le fasce che spingono molto, ma poi il Verona è comunque una squadra che si chiude bene dietro, quindi è una partita molto difficile anche per l'Inter. Però magari le motivazioni che arrivano dai rumors di mercato magari potrebbero smuovere un po'. L'11 credo che sponda nerazzurra come a Napoli. Secondo me, tu ricordavi prima una cosa, cioè, ci sono da ristrutturare alcuni aspetti societari. Ma gli aspetti tecnici fondamentalmente. A me sembra che Mancini sia un uomo solo, messo lì, fai tu, il responsabile sei tu. Però secondo ma me, allora mi spieghi cosa serve? Come ricordavi, bravissimo, come ricordava Lorenza, una società è costituita da un gruppo di persone, da una sinergia di persone, ognuna con le proprie competenze. Un solo uomo sì. al comando, soprattutto in una situazione finanziaria come quella nerazzurra, non è semplice. Certo. Abbiamo un'altra domanda, giusto, Cristina? Abbiamo una domanda sulla Juve. Ma allora, anche magari, il triplete è ora possibile. Intanto il principino conquista 3.262 minuti contro i 2.999 dell'anno scorso. È lui l'uomo Juve di quest'anno? Lorenza, lo chiedo a te. Ma sicuramente un ottimo regista, anche mezzala, Marchisio è sempre un uomo determinante. Ma ragazzo anche, possiamo dirlo, insomma. E quindi sì. Ma ragazzi, ma sono tutti principi, non c'è un conte o un barone? No, conte c'era. Sono tutti principi, no, ho capito. All'Inter c'era Milito che era principito, qui adesso c'è Marchisio e poi c'è chi c'è a Napoli, c'è Higuaino o qualcosa del genere che anche lui, cioè ragazzi veramente. Ma poi c'era Datolo il principito. E Datolo, vabbè, ok. Comunque tornando un attimo è meglio sulla domanda. Sì, sembra no. uno dei 7 nani, Datolo, Mammolo, Pisolo e compagnia, dai. Ma tornando alla domanda. No, sì, sicuramente nell'organico della Juve, l'organico della Juve è indiscutibilmente un organico importante e con Allegri ha assunto un aspetto pragmatico molto, molto interessante, perché appunto con Conte io credo che la Juve porterà sempre i retaggi di una realtà contiana, perché comunque è una squadra molto unita, un organico compatto, che però non aveva la mentalità giusta per affrontare, per gareggiare su più fronti. E invece Allegri ha conferito una pragmaticità maggiore alla squadra e che permette alla Juve di affrontare... Sì, ma non ho capito una cosa, qualcuno lì ha parlato di triplete? Cioè, quindi se stanno esagerando, stanno andando fuori di testa tutti quanti, eh?
Max, cioè, da un triplete, po' di qualche vabbè, mese fa comunque vabbè, puoi vincere, cosa... puoi vincere, anzi vincere sicuro vabbè, il campionato fa con le probabilmente, attenzione, con la Lazio non è detto che vincano la Coppa Italia, non è detto. E poi ragazzi, siamo ai quarti di finale di Champions League, eh? Non siamo in finale, siamo ai quarti di finale. Può darsi che magari superi il Monaco, che è una squadra di tutto sommato, c'è la strada, ma bisogna, magari la superi. E dopo? Dopo incontri Barcellona, Bayern Monaco. Sulle ali dell'entusiasmo, io mi ricordo il triplete dell'Inter. Ma quali ali, per cortesia? Questa è una squadra che ha grosso equilibrio, è quello che diceva Lorenza, il fatto che... Conte abbia dato sostanza a questa squadra, ma Allegri abbia dato fiducia a questa squadra, e lo dimostra il fatto che quando non c'è Pogba, non c'è Pirlo, giocatore dal quale non si poteva prescindere fino a qualche settimana fa, sono i vari Marchisio, Vidal, che sono cresciuti in personalità, in atteggiamento, si sono fatti carico del momento di difficoltà in termini fisici dei compagni e della squadra, e stanno facendo la differenza. L'altro giorno io ho rivisto contro la Fiorentina, al di là che la Fiorentina abbia sbagliato l'approccio della gara, ho rivisto la Juventus di Dortmund. E se questo è l'atteggiamento, non hai paura a giocare né con il Barcellona, né con il Real Madrid, né con il Bayern di Monaco. Puoi perdere, ma rischio con questo atteggiamento di fare delle grosse prestazioni. Sì, però là Max, là c'è della roba un po' diversa rispetto alla Fiorentina e quant'altri. Là c'è qualche giocatore che la differenza la fa davvero. Non come la Fiorentina, che al massimo sicuramente sarà, però che con qualche in velocità supera tutti, sembra una Ferrari davanti agli altri, però alla fine lo stesso roba. Monaco che la Juventus dovrà affrontare, quando sbagli una gara in Champions, se l'Arsenal lo dimostra, sei a casa. No, certo. Potrebbe capitare la stessa cosa se la Juve ha questo atteggiamento, potrebbe capitare la stessa cosa al Barcellona o al Real Madrid o allo stesso Bayern. Si può parlare comunque di triplete, cioè se 2 mesi fa Allegri era l'allenatore più contestato d'Italia quasi, e oggi si ritrova comunque a questi livelli per quanto riguarda il campionato ormai, la Coppa Italia con la Lazio se la giocherà sicuramente. Ieri la Lazio... Perché dobbiamo arrabbiarsi quando la sua squadra faceva magari degli errori anche... veramente banale, anche con l'Empoli, ieri mentre vinceva 3-0, però arrabbiarsi così tanto magari ti perché colpisce un po'. Ho capito, ma certi sbarioni qualsiasi allenatore anche su 6-0 non li può accettare. Può accettare l'errore momentaneo, è sintomo, delle motivazioni sono da alimentare continuamente. La Juventus sì, fa turnover, ma fa un turnover ragionato ad altre squadre. Cioè, in previsione la gara contro Borussia Dortmund, nella gara precedente di campionato, giocare ogni titolare. Certo. Anche la Lazio, però ieri comunque Pioli ha inquadrato tatticamente benissimo il match. Quindi anche per questo sarà una partita molto interessante quella di Coppa Italia contro la Juve. Però mentre ieri appunto Pioli ha confermato il suo 4-3-3 di sempre, però comunque ha arretrato un po' la squadra abbassando il baricentro per le scorribande sulle fasce del Napoli, però purtroppo in questo momento il Napoli non è in forma, manca Zuniga che è importantissimo sulla fascia del Napoli, e l'attacco ha giocato brutti scherzi del Napoli, certo. Appunto 7 palle gol senza mai una conclusione, quindi invece con la Juve sarà tutta un'altra storia, perché la Juve quando deve non sbaglia. Non è che ci possiamo attaccare a Zuniga perché il Napoli ha perso. Però in questo Napoli Zuniga è determinantissimo. Siamo arrivati veramente in chiusura, purtroppo. Io vi devo salutare Cristina, ricordiamo i nostri contatti. Sì, aspettiamo i vostri messaggi al 392-9585-364, le vostre mail a info@stnews.it e potete trovarci sui social attraverso l'hashtag Altro Studio Sport. Buonasera a tutti. Grazie Cristina, ringrazio anche i miei ospiti, grazie ciao, a Davide Arenti per ciao, essere stato con noi, grazie a Lorenzo Franceschi, grazie a Massimiliano Cagnato, grazie a voi. Grazie per aver seguito e vi do appuntamento a domani sempre qui ad Altro Studio Sport. Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri drugstore.it. Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV.